Ciao, bentornato al programma TV di oggi con notizie come lo storico ex di Gemma Galgani ha scelto di svuotare il sacco e di raccontare alcuni dettagli su uno dei volti simbolo del dating show di Canale 5, Uomini e Donne. E questo ciò che è accaduto nel momento in cui ha rilasciato un'intervista a Radio Cusano Campus. It. È stata questa per voi l'occasione perfetta di parlare di quella love story avuta con Gemma Galgani, un momento in cui ha parlato anche di un probabile futuro diverso insieme alla dama. Ed è proprio questo riguardo che l'ex cavaliere ha affermato: pensavo finisse in un altro modo, magari usciamo dallo studio, però è stata una bella storia. Le rivelazioni dell'ex cavaliere. Questa è l'intervista che ha rilasciato l'ex cavaliere Giorgio Manetti, il quale ha voluto raccontarsi come non ha mai fatto all'interno della trasmissione radiofonica Che Musica Maestro. E così l'ex volto di Uomini e Donne ha scelto di rompere il silenzio e di raccontare alcuni dettagli della sua passata relazione sentimentale. La mia partecipazione è finita nel 2018, per me era divertente, poi vidi questa persona che ribatteva a tutti gli attacchi. Era una donna interessante, mi stupì di tutta la popolarità, di tutto il casino che è successo. La storia finì a settembre dello stesso anno, nel momento in cui gli viene chiesto se la dama sia più interessata nel provare l'amore piuttosto che restare sotto le luci dei riflettori, egli risponde: se rimani in uno studio per 13 anni, sono tanti, in fin dei conti ci sono delle dinamiche. Non si frena nemmeno dal lanciare alcune frecce a favore di Tina Cipollari, la dama con cui la sua ex più di una volta litiga in modo acceso, non ha l'animo cattivo, lì ha quel ruolo, quindi qualcosa deve fare. Come leggiamo sul sito lanostratv.it, è stata questa un'intervista molto lunga in cui non è mancata una domanda che molti si pongono, ossia se ci sia o meno la possibilità di vederlo ancora una volta dietro le telecamere di Uomini e Donne. Ed è a quel punto che l'uomo ha risposto: e, un po' cambiato, il pubblico è quasi inesistente, non mi vedrei seduto lì. Nonostante ciò, egli racconta che per lui la porta del dating show è sempre aperta, anche se critica aspramente il comportamento di Gemma Galgani: ci sono delle cose che non accetto. Non è che stiamo insieme, lei può fare quello che vuole. Eviterei certe manifestazioni, in fondo è il suo carattere, è una sognatrice, cose infantili e di cattivo gusto. Chi sono io per giudicare? Mi dispiace vedere quelle cose in TV. Un'intervista si è conclusa in un modo a quanto inaspettato, in quanto è lo stesso Giorgio Manetti a rivelare di essere stato contattato da Alfonso Signorini per prendere parte al Grande Fratello VIP. Ed è questo riguardo che egli ha affermato: non mi ci vedo in quella casa, però avrei fatto volentieri l'Isola dei Famosi e Pechino Express, mai ricevuto una chiamata da nessuno. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.